fulmine di grazia, sorseggiò, le gocciole le cadevano fra le dita, le imperlavano la veste. Quando fu dissetata, con tutte e due le palme raccolte, con l'acqua l'offerse al compagno, lusinghevolmente, bevete! No, non ho sete, balbettò Emilio stupidito. Si rimisero in cammino, tornarono al luogo della riunione sempre in silenzio. I merli fischiavano sulle loro teste, fasci orizzontali di raggi attraversavano i loro passi, il profumo del bosco cresceva intorno a loro. Alcuni giorni dopo Emilio partiva per il seminario. Alcuni mesi dopo il fratello di Emilio prendeva in moglie Rosa. Nei primi anni di seminario il chierico aveva pensato spesso alla nuova cognata. Nella scuola, mentre i preti spiegavano le epitome, storie sacre, egli aveva fantasticato di lei. Nello studio, mentre i suoi vicini nascosti dai leggii, i suoi vicini di banco, si davano fra loro a pratiche oscene, egli aveva chiuso la faccia fra le mani, si era abbandonato ad immaginazioni impure. Nella chiesa, mentre le litanie alla Vergine suonavano, egli, dietro l'invocazione alla rosa mistica, era fuggito via lontano. E come aveva presa dai condiscepoli la corruzione, la scena del bosco gli era apparsa in una nuova luce. Dunque era così. Dunque Rosa un giorno lo aveva amato. Dunque egli era passato inconsapevolmente accanto a una grande, a un'immensa gioia. Nella stanza ora i ceri lacrimavano ai lati del letto. Di tra le stecche delle persiane chiuse entravano soffi di vento più forti.